Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho dei potenziali spoiler per quanto riguarda l'ottava stagione di Game of Thrones. Quindi voglio dire, se non volete spoiler sul finale di questa stagione di Game of Thrones, fermate il video subito. Quindi non perdiamoci chiacchiere e partiamo con il video. Come potete notare è un simbolo combinato che include il lupo, simbolo degli Stark, e i draghi, simbolo dei Targaryen. Nella stagione 7 abbiamo visto l'inizio della storia d'amore tra Jon Snow e Daenerys Targaryen, nonché sua zia. Il tutto ha raggiunto il culmine con una scena di sesso tra i due proprio nel finale. Questo simbolo apparso al party di chiusura vuole farci intendere che nascerà una dinastia combinata grazie a Daenerys e Jon, che daranno alla luce un erede con sangue misto, Targaryen e Stark, e che regnerà dopo a lungo? Inoltre tutto ciò combacerebbe con i vecchi spoiler rubati. Ora ascolterete e avrete 3 secondi per uscire da questo video. Al finale di Game of Thrones, l'ottava stagione, Daenerys, dopo aver scoperto di aspettare un bambino da Jon, entra in travaglio mentre Jon e tutti gli altri si apprestano a combattere la battaglia finale contro gli estranei. Samuel, amico di Jon, si occupa del parto di Daenerys mentre Jorah lo assiste. Sam spiega che ci sono delle complicazioni e che si può salvare solo uno tra i due. Jorah vuole che Sam salvi Daenerys, mentre Daenerys chiede che venga salvato il suo bimbo. Sam fa ciò che gli chiede Daenerys. Il bambino nasce e Daenerys può darle un ultimo saluto, scoprendo in realtà che è una bambina. Decide di chiamarla Lyanna come avrebbe voluto il padre Jon. Dopodiché Daenerys chiede a Jorah di mantenere la promessa fatta anni prima e di proteggere sempre sua figlia Lyanna. E Daenerys alla fine muore. Dopo aver pianto la morte di Daenerys e tenuto in braccio la sua Lyanna, Jon si appresta a combattere, ma perde la vita in un'esplosione dove muore anche Jaime Lannister. Alla fine, gli unici personaggi che arriveranno vivi alla fine saranno Sansa, Arya, Tyrion, Missandei, Jorah, Samuel, Gilly e Gendry. Inoltre, Lyanna governerà con accanto Tyrion come suo primo cavaliere. Voi cosa ne pensate? Cosa pensate di questi presunti spoiler rubati? E dello stemma presente al party di chiusura? Secondo voi la serie si concluderà realmente così? Avremo un erede Stark Targaryen? Diteci la vostra. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero di non aver intossicato nessuno dicendovi anticipatamente cosa vedremo nel finale di stagione e magari invece diversamente di aver accontentato chi voleva essere già a conoscenza. Auguriamoci che Daenerys non sia morta realmente. In ogni caso mettete like al video, condividetelo, commentatelo, al prossimo video. Condividate.